Oggi, dopo aver sopportato tante cattiverie, sono qui a chiedere di essere sentita. Se questo è il palazzo della giustizia, voglio che giustizia sia fatta veramente. Lui mi ha detto cerca di passare per pazza, salvami. È venuto da me, mi ha chiamato oggi lui, mi ha chiamato la sua segreteria due volte, mi ha chiamato il mio avvocato, mi ha chiamato Lele, mi hai chiamato tu, io stavo dormendo. Parlo di quei giornalisti che mi hanno violentato pubblicando le intercettazioni telefoniche che mi riguardavano. Le stesse persone che manipolando la verità mi hanno trasformata in quella che non sono, una prostituta. Cioè la Rubia ha denunciato Michelle? Sì, per induzione alla prostituzione. Ma no, sì. Cioè una si dà la patente... Sì, sì. Di... Si dà la patente di puttana? Sì. Da sola? Mi dispiace per aver mentito anche su questa parentela, presentarmi come la nipote di Mubarak mi serviva a costruire una vita parallela. Poi adesso è venuto il mio avvocato, ha fatto la strada da Milano, è venuto adesso, ha parlato con me, mi ha detto Rubi dobbiamo trovare una soluzione, è un caso che supera quello della Daddario e della Letizia perché tu eri proprio minorenne, adesso siamo tutti preoccupatissimi. Vabbè, quello che è importante è che ci siano diverse persone che testimonino come a noi aveva detto che aveva... l'età diversa da quella che aveva. Insomma. Certo, chiaro, certo, certo, certo. Una volta che succede quello non succede più niente. Voglio che si comprenda di chi è la colpa della mia sofferenza. Voglio che si sappia che la colpa è di quella stampa che per colpire Silvio Berlusconi ha fatto del male a me. Silvio mi ha chiamato ieri dicendomi Rubi ti do quanti soldi vuoi, ti pago, ti metto tutto in oro, ma l'importante è che nascondi il tutto, non dire niente a nessuno.